Allora, ecco che da... Questo è stato visto, caga. Ma voi di... Mi fate... Dopo ve lo faccio mangiare. Lo so, un po' di pazienza, altri 5 minuti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Salve amici della bella Napoli, oggi faremo una nuova ricetta, un nuovo piatto della settimana. Abbiamo dei bei funghi porcini freschi, dei bei frutti di mare che Domenico ci sta selezionando per la nostra ricetta, e abbiamo anche una grande novità. Mi è arrivato un giocattolo nuovo che sono già da ieri che sto giocando, mi è arrivata una sfogliatrice per la pasta fresca che già mi ero portato un po' avanti col lavoro. E niente, oggi andremo a fare una pasta fresca all'uovo, una tagliatella con porcini e frutti di mare. Ora vi mostro come si fa. Iniziamo a fare la pasta fresca, poi passeremo di là, faremo il fondo, la cuociniamo e il piatto completo impiattato. Va bene? Andiamo. Siamo pronti. Guardate che bella sfoglia, bella ruvida, senza bisogno di farina, senza riempirla di semolino. Abbiamo un impasto molto semplice, fatto con farina, uova e, come c'è la buona abitudine al sud Italia, ci ho aggiunto anche un po' di semolino per dargli una croccantezza maggiore, così la pasta risulterà un po' più al dente. Non è la ricetta originale che fanno al nord usano solo uova e farina. Io ho aggiunto un po' di semola perché noi siamo abituati alla pasta più al dente e quindi vediamo una consistenza diversa. È una bella sfoglia ruvida, quasi trasparente, che mantiene intatta senza aver bisogno di aggiungere farina per lavorarla oppure semola. E così ci risulterà anche al gusto più al dente della pasta fresca classica fatta solo con farina e uovo. Ok, questo è l'ultimo giro. Poi dopo passeremo al taglio. Guardate qua che bello, guarda. Guardate che ruvido, che ruvidità che c'ha questa pasta. Queste sono cose che mi insegnava il mio caro padre, che ora non c'è più, che la domenica facevamo le tagliatelle, li stendavamo col mattarello però, e poi facevamo questo taglio come adesso lo sto facendo io. Ecco. Le nostre tagliatelle sono pronte, più che tagliatelle sembrano pappardelle, ho fatto un po' più doppie, mi piacciono un po' più spesse. E niente, ora andiamo a cucinare, vediamo come ci hanno mangiato queste tagliatelle. Adesso andiamo a saltare un poco prima i porcini, perché sennò poi risulteranno con troppa umidità nei frutti di mare, cioè ci daranno troppa acqua. Quindi li facciamo prima a parte lo solare con un po' di olio di semi che mantiene più la temperatura. E poi dopo li asciugheremo, andiamo e procediamo ad aggiungere i frutti di mare. Guarda come salta. Allora abbiamo il nostro bel colatizio. Allora, noi i porcini li abbiamo messi in questo bel colafritto piccolino e aspettiamo un po' il tempo che si asciugano un poco. Continuiamo con preparare il fondo. Giovanni, 700 g di sale per il nostro bollitore. Andiamo a cuocere la nostra bella pasta fresca. Che odore, ragazzi. Mettiamo un altro po' perché devo dire che i ragazzi apprezzano, e siccome la scusa del video la assaggiamo un po' con tutti e hanno una grande voglia tutti quanti. Allora.
posso? Vai. Chiudiamo il sipario? Vai. Mamma mia, ti vorrei far sentire il profumo, ma purtroppo non lo possiamo fare. Ecco qua le nostre pappardelle. La faccia si può già vedere, sono belle. Ecco qua, andiamo. Andiamo. Diciamo, io dovrei dare un po' di profumo in più, un po' di pepe, un pizzico di brio. Bella cremosa, mantecata, bella, eh? Andiamo a impiattare, andiamo di fretta perché ce l'abbiamo mangiato. Andiamo? Ciro, io sto a dire. Pure io. Anzi, ha detto la mia dottoressa l'altra volta, pure anche una cazziata dalla dietologa, che ha detto che non devo assaggiare cose al di fuori di quello che mi ha scritto lei. Ma cara dottoressa, ma come si fa? 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 Allora, ecco che è dato. Questo è stato visto, caga. No. Ma voli di. Mi fate, dopo ve lo faccio mangiare. Lo so, no, un po' di pazienza, altri 5 minuti. Niente, allora siamo passati dalla pasta, da lì abbiamo impastato la pasta, io me l'ho un po' anticipato per questioni di tempi. L'abbiamo stesa, l'abbiamo cotta, abbiamo fatto il fondo e questo è il risultato. Una bella pappardella, una tagliatella pappardella anche un po' più larga, fatta con frutti di mare e funghi porcini. Un piatto che brigiola un profumo che mi sta venendo una fame nera, anche a me è bellissimo. Guardate qua che bello, io sarei felicissimo se mi portassi un piatto del genere al ristorante, sarei la persona più felice del mondo. Comunque niente, un saluto a tutti, e ora iniziamo con una pasta un po' più semplice, mano a mano la settimana prossima andremo a fare una pasta ripiena, vedremo come si fa, già ce l'ho in mente, lo dobbiamo solo mettere in pratica. Comunque niente, ci vediamo sempre qui alla Bella Napoli con questa e tante altre novità. Seguiteci sempre, metteteci un like e condividete. Ciao a tutti!